I'm in the game, flipping it, whipping the chain, licking it, whipping, whipping in the kitchen for water my chain, that's in my. You ain't involved, you cannot ride. Give me the dough, I'm getting high. We on the road, she wanna fuck. She gotta go, I'm out of time. Perché quello è lì? Adesso ti spiego, Stefano. No, aspetta, poi l'altra domanda è: perché mi dici la sei? Tipo che non lo so fare il mio lavoro. Lo so. Quindi ora puoi rispondere a tutte e due le domande in una volta. Vai. Ok, se puoi, ti rispondo, posso? Prego. Allora, volevo provare l'ebbrezza di partire dal divano, perché non l'ho mai fatto. Era un mio sogno, volevo esaudirlo. E l'ho esaudito. Sei esaudito allora. Esatto, sono esaudita. Come ci si sente a esaudire i propri desideri, Fabio? Soprattutto mi devi dire come ci si sente a stare sul divano di Siska. Ecco, questa è la cosa più importante. Cosa che purtroppo i nostri federati non possono provare, ma io lo sto provando. È una bella sensazione. Ti dirò, farò, mi piacerebbe fare anche tutta la diretta così, ma bypasserò, quindi la farò solo come intro questa cosa, adesso. Ok? Per rispondere alla tua seconda domanda, sì. Se vogliamo fare in maniera tecnica la cosa, visto che giustamente tu hai, come si chiama, ostentato che io potessi dire che non sai fare il tuo lavoro, ho detto, dopo 8 battute che siamo entrati, tu ti vedevo un po' in difficoltà, ti volevo dare una mano. Tutto come pensavo non fosse arrivato. La sei. Hai capito? E poi comunque sono stanco della battaglia che abbiamo fatto con Twitch, perché finalmente abbiamo raggiunto degli accordi, ma purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a delle cose che magari poi vi diremo più in là. Una tra le tante, una costola. Davide ha già rinunciato alla sua costola, vero? Che sta di là.
Ma io non ce l'avevo già dall'inizio la cosa. Che è rotta però. Sì. Ok, adesso ce l'ho rotta anche io. Cosa hai fatto tu? Ho discusso con Twitch oggi. Ti ha rotto una costola. Mi ha rotto le costole. E quindi oggi purtroppo sono... Ecco perché sono sul divano. Ma dopo torno. Adesso ho capito. Allora, ciao a tutti, benvenuti. Questo è l'inizio della settimana, giusto, di Alien Lab. È martedì, quindi possiamo partire. Allora, oggi il via lo darà Siska, così, tanto per cambiare, vai. Sta per iniziare una nuova diretta di Alien Lab. Bravo. Iniziamo a ringraziare chi si sta abbonando, ok, a questo canale Twitch che avete la possibilità di vedere a gratis, perché è così, effettivamente la diretta la state guardando a gratis. Però ringraziamo Zulender che ha rinnovato l'abbonamento livello 3 per 6 mesi, ok, e dice salve a tutti e buona dieta a tutti. La dieta ormai è finita. Dica Siska. Un'altra domanda. Prego. Che ti faccio schifo oggi? Perché, che succede? Guarda dove stai. Ma no, perché quelli di TikTok non ti vedono. Lo so, però vedi, allora spiegami come posso fare. Cioè, più di questo posso fare così? Ecco, forse così. Questo perché gli mancavano 2 euro per comprare un braccio più lungo di quel mio. Raga, purtroppo non è che posso fare miracoli. Qua il patrimonio è limitato. È limitato. Quindi, così? Come devo stare? Così? Ti risulta a te il suo patrimonio è limitato? Ma veramente mi risulta proprio tutto il contrario. Esatto. Però vabbè, sappiamo che Fabio fa sempre il modesto. Lo diciamo per la... Ormai nessuno ci crede però. Lo diciamo per la finanza, capito? Così non mi viene a trovare. Poi ringraziamo Merete che ha regalato 10 abbonamenti alla community. Facciamo un applauso a Merete. Perfetto, ottimo. Ottimo. Così. E non funziona, Siska, è inutile che consigli. Ci sabota. Magari lo sistema nel frattempo, non lo so. Vedi, non lo so che succede, va bene, ok. Verrà sistemato. Poi ringraziamo Boom DJ che ha rinnovato l'abbonamento livello 1. È il suo 44esimo mese e ci scrive... Così. Poi, come si legge questo? Zedateo. Perfetto, ha rinnovato l'abbonamento... livello 3 è il suo 48esimo mese, ci scrive buonasera e poi così. Jolly Mask anche lui ha rinnovato l'abbonamento livello 3 stasera, proprio tutti livello 3, perfetto, era quello che cercavamo, per un totale di 47 mesi con noi, grazie a tutti. Poi aspetta, Jolly Mask, guarda che ha scritto, non mi va più, va bene, vabbè, ok, Jolly Mask, va bene. Jolly Mask.
continuano a sabotare. Continuano a non andare, va bene? Poi Taino ha rinnovato l'abbonamento con Prime, il suo secondo mese, quindi nuovo? No, ho detto sì, no, va bene. È Taino, è come... Taino 01. Vabbè, come cazzo ti chiami, insomma, hai capito? Poi DJ Hulk 13 ha fatto il suo primo abbonamento 7 ore fa, quindi un applauso a Hulk, un applauso a Hulk! Aspetta, vediamo, scusa. Per l'amor di Dio, fai. Ecco, va bene. E poi dopo Harry Tractor ha regalato 10 abbonamenti 5 giorni fa, però lo ringraziamo adesso. Bravo. E basta, così. Ti è piaciuta? Vabbè, il finale un po' bene. Stavi andando troppo bene, effettivamente. Dovevi chiudere male. Quasi troppo professionale. Io volevo fare un attimo qualcosa alla Freddie Mercury, tipo che tengo l'asta così. Secondo te ci sta? Ci sta. Sì. Vabbè, comunque volevo far ascoltare un messaggio appena arrivato, non so da chi, però lo facciamo sentire, eccolo qui, sentiamo. Vai. Tutto tuo. Dai. Ciao Alieni. È un grandissimo piacere per me vedervi su Twitch, non solo perché avete lo studio più figo d'Italia, certificato ormai. Grazie, grazie. Ma soprattutto perché tenete alta la bandiera della dance italiana e questo è molto importante. Un abbraccio gigantosferico da DJ Froggy. Tu farai molta strada, caro DJ. Quanto era cordiale e salutare questo DJ. Anzi, non sai mi che... ricordo il nome. Frog. Quello che ho capito. Scusa. Sai cosa ti dico? Sei troppo bello. Spompinei. Spompinei.
Now the time has come. The music's between us. The night seems young. Is at an end. Only change will bring you out of the darkness. In this moment, everything is born again. Reach up for the sunrise. Put your hands into the big sky. You can touch the sunrise, feel the new day enter your life. Reach up for the sunrise, put your hands into the big sky. Vado a fare un po' di saluti insieme al nostro Siska. Io mi occuperò della parte Twitch. Siska si occuperà della parte TikTok. Sempre quella più facile, no? Allora, sì, esatto. Allora, vado subito a salutare chi scrive in questo momento in chat. Abbiamo Peppe Porno, abbiamo Artic Hunter, Total Drea. E poi abbiamo un primo messaggio nella chat da parte di Federica Vez, che scrive: ma puttanata troia! Primo messaggio, bravissima! Inizia bene. Iniziamo benissimo. Poi abbiamo Terry Mary, Tain 01. Poi aspetta che qui i messaggi si sono impallati. Abbiamo Simo, abbiamo Giancarlo, Meto, Danny Deck, Astro Fabio, Raven the White, DJ Frog, Lucenzo, Tazza. Ma sentite la mia voce da raffreddore? Ce l'avevo proprio fino a ieri. Ciao Michelino, che ha rinnovato anche il suo livello 3, grazie mille. Ciao DJ Revolution, Cristina. Vai, vai, più veloce, Giuse Bondi. Bondi Marco. Basta, vai, vai Siska, vai tu. Ciao, grazie a Jasmine, Aaron, Oiziba, Fruz, Catch, Gianluca, Anthony, DJD, Antonio, Fruz, Fruz di nuovo, Raven the White. E niente, dormono su TikTok. No, allora, devo dire una cosa, la colpa non è di quelli che sono su TikTok, ma della chat di TikTok. Tu sai che loro scrivono, ma noi non arriva niente, cioè arriva molto a rallentatore, mentre su Twitch arriva subito, quindi la colpa non è loro. Per questa volta vi perdoniamo. Alien Lab! Is pumping me. I pump it. We'll be right back.
Bobby. Abbiamo subito un messaggio per Siska, ve lo faccio ascoltare, eccolo qui, aspetta, eccolo. Ciao a tutti, io sono nuova della federazione. Ciao. E volevo dirvi... Siska, ti spumpinei! Ah, muru! Alla fine ho avuto un cambio voce così inaspettato, però... No, era un messaggio, no, secondo me era la stessa persona, però vabbè. Apprezziamo. Non mi espongo. Io mi dissocio completamente. Vabbè. Poi ne abbiamo un altro. Sentiamo qui. Ragazzi, cordialmente chiederei la vostra benedizione, perché qui la diretta sta andando abbastanza a scatti e salta spesso. E quindi sì, avrei bisogno di una bella benedizione per la connessione. Mannaggia la Madonna. Non ho capito. Vabbè, forse dopo le ultime due parole forse può funzionare meglio la connessione. Di solito noi la sistemiamo così. Quindi chissà, magari riprenderà anche a te. Vai in pace anche tu. Prego. We'll be right back.
io non so se questa cosa continuerà per tutta la diretta o... o sono solo scatti di tour. Secondo me è un misto d'Alzheimer e Tourette, però. Andiamo avanti. Lo so per quanto deve continuare sta cosa. Ma poi c'hai pure cose appannate. Attenzione. Siamo? Grazie. Alle Lab.
tutte le paure che hai, non le hai certo imparate da me. Dimmi qualcosa di te che non so, che non sai, tanto ormai bisogna venirsi incontro, sono tempi duri. Prendimi tu in una villa da sogno con gli occhiali scuri, che resta la fine che preferisco. Mentre mi guardi così, almeno mettiamo su un disco, disco, disco. Cosa fai questa notte? Sei tutta cromata di blu, butta solo anche tu e dimmi poi dove vai questa notte, che adesso non ti vedo più. Butta solo anche tu, mi spezzi il cuore, vado dietro le scatole. Te lo direi se fosse tutto più facile, ma mi telefonerai un giorno senza un perché, che dirmi il nostro amore, un filo di vento, parla ti sento, l'amore eterno, ma la Basista. Allora Siska, sono tornato in me finalmente. Meno male. Scusate, perché ogni tanto mi devo trasformarmi, devo capire cosa sta succedendo. Allora, nelle mie trasformazioni ho sentito proprio la tua voce che mi diceva: perché non mi pagano mai, io purtroppo ho una famiglia da mantenere, ho dei vizi anche da sostenere. Hai sentito solo questo? Sì, ho sentito solo questo. E per questo sono tornato per pagarti, Siska. Allora, quanto vuoi? Vabbè, il tuo stipendio lo decideremo dopo. Io penso che 60.000 lire possono bastare. Puoi far vedere che ti ho pagato, per favore? No, basta. Questi dopo. A fine serata? Va bene, tieni. Puoi far vedere che ti ho pagato, per favore? No, fai vedere. Il cash, i money. Fai vedere, 10.000. L'ho dati, l'ho dati. E non si dica che non li do. 100.000 lire. 100. E 50.000 lire. Ai miei tempi, Siska, qui minimo ci andavi avanti un mese. Pure i miei tempi. Adesso ti spiego cosa puoi fare con questi soldi. Lo so io cosa devo fare. No, aspetta, ti spiego. Dammi 3 secondi. No, te lo spiego. Dammi. No, serio. No. Allora, con queste puoi andare a cena, pizza, pieno al motorino. Dai, fermo qua. Con 50.000 lire potevi entrare in discoteca, berti almeno 3 cocktail, ditemi se sto sbagliando, ok? Cosa? No, niente. Ah, vuoi fare così? No, mi so perché. Io chiedo il falò. È così? Poi con 100.000, vabbè, non ne parliamo. Quindi questa è la tua paghetta mensile. Siamo tutti d'accordo che abbiamo pagato Siska? Perfetto, possiamo continuare? Tutto a posto adesso? Possiamo Alien. Andare. Alien Lab, Alien Lab. Alien, okay. Alien. Hide it on,
Io chiedo il falò. Voglio il falò immediato. Caro Sischi, abbiamo un messaggino, anzi più di uno, ma io li mando a caso, vediamo un po' cosa abbiamo. Vediamo. Tardi, ma sono arrivato, pronto a farmi denunciare. Bravo, 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 perché se sei su Alielab aspettati comunque una denuncia. Poi abbiamo... Come minimo. Minimo, minimo. Poi abbiamo questo. Allora, onde evitare di fare figure come un po' di anni fa, tipo che... Esatto. Esatto, tipo quello che avevamo detto. Quello lì. Pispompinè. Volevo sapere. Pispompinè. Ormai non mi disturbate più, sono concentrato io su quello che dico. Volevo chiedere... Volevo chiedere alla persona che ha mandato... vabbè, ma allora, cazzo! Non se ne esce vivi? Ah no, potrei... Ah no, cazzo, perché se mi spengo io... Ah, si chiama Riccardo. Okay. Caro Riccardo, abbiamo un messaggio per te. Anzi, Fabio, ho un messaggio per te. Fabio, devi essere un po' buono con Riccardo. Sì, no. Volevo sapere, escludendo malattie venere, malattie varie, ospedali... Sì? Perché parli... con un filo di voce come se stessi dall'altra parte del mondo? No, perché magari c'è qualcuno in casa che sta dormendo. Esatto. Potrebbe essere una motivazione, lo giustifico io. Però, svegliano. Prima, più che questo, c'è. Riccardo, allora... la madosca, sta merda. Allora, te lo dico piano piano. Noi ci chiamiamo Alien Cat. Sì. Non Alien Lab. Mannaggia. Perché Alien Lab è il nome del programma. Pispompinè. Esatto. Secondo me parlava sottovoce perché era tipo Aldo Moro, capito? Nel cofano. Sì. Era stato rapito. Però io spero sempre che Fabiuccio tu non abbia fatto la figura come l'ultima volta.
Ti spompinei. Alien Lab. Mi piace molto, mi piace moltissimo questo jingle, lo inseriremo sicuramente tra i migliori, tipo questo. Questo. Ma stai scherzando? E questo. Pontos. Ma stai scherzando? Questi mi piacciono. Questi sono belli, eh? Yeah. Allora, io volevo fare una domanda a tutti voi, giusto per dare un tema a qualche discorso. Raccontateci in una nota vocale sul numero di WhatsApp che appare qui, dal nostro Siska che lo fa apparire magicamente. Sul numero di WhatsApp, con una nota vocale in brevissimo tempo, un qualcosa che vi è accaduto di strano in una delle serate in cui siete andati a ballare. Va bene? Ti piace come idea? Mi piace. Diamo un tema per farci i cazzi loro. Noi ne potremmo raccontare a miliardi di queste cose, però... Però adesso tocca a voi. Dobbiamo sentire anche le vostre. Tocca a voi. Alien Lab. Thank you.
mentre qui si legna su Ali e Labo pesantemente, io vi faccio ascoltare due dei messaggi che sono arrivati e devo dire che sono anche abbastanza interessanti, soprattutto uno. Vediamo, il primo è questo, ce lo manda Simone. In una delle vostre serate stavo per prendere a schiaffi uno. Bravo. Mi sarebbe piaciuto molto, sì. Anche perché boh, con 30 anni di rabbia represso, penso che avrebbe fatto una brutta fine. Però poi purtroppo dovevo tornare a casa, ecco. La domanda è: perché sei andato a casa? Perché non l'hai affrontato? Perché non sei salito sul ring con lui? Vabbè, comunque questa non era tanto strana. Cioè, per noi è normalità questa. Questa era la norma, però no, vabbè. Ognuno ha le proprie stranezze. Vabbè, magari per lui, vivendo una vita normale. Come si dice quando fanno il gruppo degli alcolisti anonimi? Grazie per... Alcolisti anonimi. No, grazie per... Grazie per aver... condiviso. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con noi. Bravo, bravo. Vedi che Siska ha tirato fuori la sua esperienza nel gruppo. Chi è meglio di me poi dire la roba del genere. Poi ne mando un altro, sentiamo. L'ultima volta in discoteca ho visto una gran bella pezza di sticchio. Eccoci. Che le palle mi sono cadute. Sono uscito fuori dal locale. Vabbè, ma questo meno male direi. No, però questa, la cosa strana è che è uscito dal locale, non che gli sono cadute le palle a terra. Ok. Il finale era la cosa strana, che è dovuto uscire dal locale. Ok. Allora, grazie anche a te, Peppe Porno, per aver condiviso la tua esperienza con noi. Vamos! C'è il Gino e il Badi, li cerchi e non li trovi. Noi siamo nati fuori, per cui se non li trovi, sempre fuori, siamo fuori, sogniamo questi money. Oh, 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 oh. Volevo far vedere a tutti che non ero io che smonto le cose, ma Davide, io sono arrivato che c'era l'asta per terra, la cuffia per terra. Tra tutte e due qua non si sa. Va bene, non importa perché ho deciso di fare Freddie Mercury in questa situazione. Ok. Quindi rimarrò così come sono stato accolto qua, giusto? Vabbè, non ho capito cosa hai detto, però vabbè. Non ci fare caso. Siska, ringrazia le persone che si sono abbonate, se già non l'avete fatto. Ringrazia le persone a caso, poi Siska. Ringrazio, fai così, fai. Prendi la palla al balzo, così. Vabbè, ringrazia qualcuno che ti piace. Esatto. Ringrazio. Grazie Verete per aver regalato 10 abbonamenti. Bravo, alla community. Bravo, bravissimo. Grazie Zolender per aver rinnovato l'abbonamento di livello 3 per 6 mesi. Bravo. E scrive: salve a tutti e buona dieta a tutti. Vabbè, io non faccio dieta. Michelino DJ per aver rinnovato l'abbonamento di livello 3 per 35 mesi. Faccio un cazzo.
per un totale di 37 mesi. Non ho capito sta cosa, ma ok. Vabbè, grazie comunque, grazie. Tu la sai la matematica? No. Allora stai zitto. Bravo. Allora continuano i fantastici racconti, i vostri fantastici racconti provenienti dal mondo della notte, e andiamo a sentire un altro racconto. Vediamo cosa succede quando noi magari siamo dall'altra parte e non vediamo in mezzo alla pista, cioè o meno, vediamo. Vabbè, però non sappiamo. Fai parlare lui che tu ora ti stai buggando, Fabio. Cioè, vedi, oggi mi sento veramente quasi in forma, quasi. Non sempre. Di solito ho fatto anche peggio, no? Sì, direi di sì. Allora andiamo a sentire il nostro amico cosa ci racconta. Vai, tutto tu il microfono, la linea, tutto, vai. Parla forte però. Invece io in una discoteca, una ragazza si è messa a ballare sul bancone del bar e c'è caduta lì indietro e è finita dentro il coso dell'immondezza. Dentro il bicchiere. Spupinei. Quindi dopo l'ha fatto? Carino adesso. Ci sta. Sì, allora, è stata una bella scena. L'avrei voluta. Sì. Succede qua. Allora ragazzi, purtroppo, ecco, adesso magari faremo sentire questa qui e non so cosa succederà. Io ne mando due o tre così, però non le mandiamo tutte perché sono, secondo me sono racconti intensi. Anche lui vedo che parla molto piano. Sì. Vedo, no? Allora, vai, mi raccomando, parla forte, ma se non ci riesci, parla piano, vai. Agnellab, musica che sposta. Ma che cazzo stai qui? Ma state zitto, allora, vabbè, fai così, parla qua, dai, racconta sta cazzo di storia. Ieri sera, l'altro ieri, sì. ho ballato... un po' di musica latina, sì. Ho trovato una ballerina dark. Ha trovato una ballerina dark. Vabbè, andiamo avanti, vediamo questo. Adesso siamo curiosi, no? Andiamo. Pronto? E poi ho bevuto uno spritz. Ha bevuto uno spritz. Traduco. Io ho bevuto uno spritz molto buono. Me lo carico e ho ballato fino alla fine. Bene. È emozionante? No? Sì. Bello. Sei emozionato? Spritz. Speak from the heart. Be proud of who you are. Thank you.
spompinei. Io chiedo il falò, voglio il falò immediato. Per l'amor di Dio, fai. Potresti anche non farlo. Però, se lo vuoi fare, fallo. Vecchio Luca? Ma stai scherzando? Allora Siska, tu lo sai che la mia, diciamo, professione principale è quella di mettere disastri in giro e mettere anche in difficoltà le nuove coppie nate, no? Allarme rosso! Esatto. Allarme rosso! Allora, c'è un allarme rosso, allora cerchiamo di capire perché c'è un allarme rosso. La vedo io qua! Ah, esatto, proprio quello è l'allarme rosso. Allora, mentre Siska risolve l'allarme rosso... Mayday! Faccio Luca! Abbiamo risolto? Abbiamo risolto. Allora, stavo dicendo che di solito la mia professione è quella, però stasera mi sento magnanimo, cioè che magno, ma anche buono allo stesso tempo. Cosa hai detto? No, non ho capito. Ah, ecco, quello volevo dire, proprio così che, vabbè, okay. Per questa volta, guarda, okay. Spompinei. Ecco, adesso l'ho detto. Perché prende il microfono così? Ma chi? Lui. Chi? Non ho capito, cosa vuoi? Spompinei. Allora, stasera non farò danni e quindi manderò solo una nota vocale, nonostante le raccomandazioni sotto. Ok? Vado, vai. Vado. Io una volta ero alla discoteca Arabesque di Viterbo con, certo, gli Alien Cat, e certo, ho passato un 27 agosto formidabile, beh, e soprattutto indimenticabile. Ti spompini. Spacco tutto. Allora, non vogliamo raccontare nel dettaglio. Però siccome è un fatto retroattivo ormai, è andato in prescrizione. Diciamo, giusto, che è stata una bella esperienza di cui siamo testimoni. Quindi, esatto, magari un giorno la racconterai quando avrai più tempo. Oppure, sì, se sai sintetizzare in 20 secondi, il prossimo messaggio è per te. Esatto. Allora, facciamo una cosa, per ora non diremo niente. Okay? Un giorno magari... Per l'amor di Dio. Per l'amor, fai. Esatto. Io chiedo il falò. Ma che fa? Per l'amor di Dio. Fai. Diciamo. Potresti solo... Anche non... Diciamo solo che Fabio quella sera ha ricevuto minacce proprio belle aggressive, diciamo, esatto, non, esatto, è che si è trattenuto quest'uomo, cioè diceva Jolly Musk ti spacca il culo di qua di là, insomma. Jolly Musk mi è venuto sotto al naso, così vabbè, lasciamo per, ma siamo comunque amici, va bene, okay, lasciamo stare, non c'è problema. Jolly Musk. Spompinei.
move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Allora, qui abbiamo un'altra parte del racconto di Jolie Musk, un'altra parte personalizzata, diciamo così. Ah, vabbè, un po' censurata. Sentiamo cosa da dire, dai. Io mi ricordo niente, ma ho bevuto così tanto che io sono stato male una settimana. Sì. Tutto quello che è successo lo ricordo per sentito dire, sì, certo. Mettiamola così. Vabbè, e okay. Il giorno dopo io, che stavo con la macchina e dovevo guidare, sì, non sono assolutamente riuscito a guidare, mm-hmm, e c'era tutto il tempo Fabio che tra l'altro mi diceva: io non lo so noi che ti portiamo a fare, visto che manco a guidare sei capace. Giusto, giusto. Però è stato anche un bene perché ha guidato Fabio e non siamo morti. E ogni quindi tanto siamo ancora qui oggi a raccontarla questa storia. Vabbè, diciamo che non sai guidare neanche da sobrio. Esatto. È inutile che inventi scuse. Dovete sapere che una volta eravamo in macchina con lui,
dovevamo andare invece proprio da Brescia a Roma. Dice, sì, andiamo con la mia. Non so perché ci siamo fidati. Entriamo al primo casello. Dopo 2 metri Fabio inizia a fare, fammi scendere. E lui che diceva, no, ma io ho il freno automatico, ho la macchina che frena da sola. Certo. Cioè, eravamo arrivati a tanto così da un'altra macchina e lui diceva che la macchina frenava da sola. Certo. Sì, che cosa è successo? Ho dovuto prendere in mano la situazione, cacciare Jolly Musk dall'abitacolo, farlo sedere dall'altra parte mentre lui faceva... E ho dovuto guidare io fino a Roma, mi ricordo. Vabbè, bravo Jolly Musk, continua così. Che cazzo ce lo portiamo a fare ancora? Comunque non l'abbiamo capito, vabbè. Can see the end in your eyes. No way that you can hide it. Can see the end in your eyes. We can survive it. Can see the end in your eyes. No way that you can hide it. Can see the end in your eyes. We can survive it. Arrivati anche questa sera alla fine di questo lungo viaggio pieno di casse in faccia. E Siska, non lo so, vuoi dire qualcosa? Fai, no, se no. Lo vuoi dire, fai. Ma se non lo vuoi fare, fallo. Io ti lascio libero di decidere. Cioè, devo fare, ma se non lo voglio fare, faccio. Sì, cioè io ti lascio libero. Se non lo vuoi fare, lo fai. Se lo vuoi fare, non lo fai. Ma sei libero. Lo voglio fare. Troppo bello. Vabbè, comunque, grazie ragazzi, grazie per averci accompagnato anche in questa terza puntata di Alien Lab. È la terza, Fabio? Sì. Bravo. Sono stato bravo. Comunque, mi sono accorto di una cosa. Ecco. Cosa? Che manca il maestro. Sì. È la terza puntata, non so se la scorsa puntata... C'era. Evidentemente Siska il featuring con Jolly Musk gli ha dato la testa. Sì. Ed è in competizione con te, perché se non sbaglio l'ultima volta la minaccia è arrivata sia a noi che a te. Però secondo me è più rivolta verso di te. Non lo so chi è, dico. Io vi lascio solo con un dubbio che potrete risolvere alla prossima puntata. Cioè? Avete mai visto me e DJ Rubos nella stessa stanza? Cosa potrebbe mai succedere, Siska? Ma tu non hai capito un cazzo, bro. No. Vabbè, lasciamo stare. Poi gliela spieghiamo. Hai mai visto tu Clark Kent e Superman nella stessa stanza? No. Perché?
Non capisci un cazzo proprio. Vabbè, va. Vabbè, proviamo a spiegargliela. Fabio, chi era Clark Kent? Superman. Perché non possono stare nella stessa stanza? E sono la stessa persona. Bravissimo. Quindi, Siska è? Rubos. Cioè, l'avevo capito, però. Il disegnino ogni volta. No, ma stai scherzando? La carta buttata ogni volta. Siska, ricordati che ti ho pagato. Ricordati. 100.000 lire. Ah, 100.000 lire? Oh, ai giorni d'oggi? Dai. Non so un cazzo. Vabbè. Vabbè, detto questo, grazie ragazzi, grazie per averci seguito questa sera, per esservi abbonati, per aver regalato i vostri, come si chiamano questi, stickers adesivi su TikTok. Ci vediamo come sempre giovedì alle 21 in ritardo. Adesso iniziamo a fare un po' di ritardo perché ci stavamo un attimo prendendo male ad essere puntuali alle 9 in punto. Comunque ci vediamo giovedì alle 21 in ritardo. Tutto chiaro? Certo. Grazie a tutti, vi vogliamo bene. Spompinei.